Ciao a tutti, oggi vi propongo dei cookies golosissimi con degli Smarties, con del cioccolato fondente e con del cioccolato bianco. Gli ingredienti sono scritti anche per esteso nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso vediamo come realizzarli. Spezzo il cioccolato fondente e il cioccolato bianco, volendo potete utilizzare anche delle gocce di cioccolato, e preparo la quantità di Smarties necessaria. Preparo l'impasto dei cookies, metto il burro morbido in una terrina e lo lavoro con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere la consistenza di una pomata. Aggiungo lo zucchero semolato e di seguito lo zucchero di canna, un pizzico di sale e continuo a lavorare il tutto con lo sbattitore elettrico per un paio di minuti. Aggiungo le uova una alla volta, continuando a lavorare il tutto. Aggiungo l'estratto di vaniglia e continuo ad impastare. Aggiungo la farina setacciandola un po' alla volta e mescolo il tutto con una spatola. Quando il composto si sarà compattato, lo lavoro con le mani. Metto un cucchiaino di bicarbonato e continuo ad impastare il tutto. Trasferisco l'impasto sul piano di lavoro con un velo di farina e formo un panetto. Divido il panetto in tre parti uguali. Trasferisco l'impasto in tre contenitori e aggiungo il cioccolato bianco, il cioccolato fondente e gli Smarties. Ed impasto il tutto facendoli integrare. A questo punto formo delle palline delle dimensioni di una noce e li trasferisco su una teglia da forno rivestita di carta forno, distanziati l'uno dall'altro. E posso infornare in forno caldo statico a 180 gradi per 12 minuti. E procedo in questo modo fino a realizzare tutti i cookies. E una volta sfornati, quando sono ancora caldi, metto degli Smarties su ogni cookies, oppure del cioccolato fondente o del cioccolato bianco, per renderli ancora più golosi. Fate questa operazione quando sono ancora caldi e toglieteli dalla teglia da forno quando si saranno freddati completamente. I cookies sono pronti, sono buonissimi, da gustare sia per la colazione che per la merenda. E spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, pollice in su e condividetela sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!